Il 17 settembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale della sicurezza delle cure. Quest'anno sarà dedicata questa giornata alle cure materne neonatali. Capite benissimo come la maternità e l'infanzia sono fondamentali in un periodo di natalità come questo per il futuro dell'intero paese. Per questo motivo, concentrandoci sui primi 1.000 giorni dalla nascita, come attenzione alla comunità nella sua complessità, l'azienda USL della Romagna non può essere che accanto a questa iniziativa, con la molteplicità dei suoi territori, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, dall'ospedale al territorio. La gravidanza e un parto fisiologici contribuiscono a ridurre i rischi metabolici e cardiovascolari del mio bambino quando sarà un adulto. Condurre uno stile di vita sano, assumere acido folico, vaccinarsi sono piccoli, importanti passi che aiutano a vivere una gravidanza serena. Abituarsi ad una dieta mediterranea con un adeguato ma soprattutto equilibrato apporto di carboidrati, proteine, grassi, frutta e verdure, contribuisce a ridurre il rischio della maggior parte delle patologie della gravidanza. In generale, ricordiamoci che se la mamma mangia male, anche il suo bambino mangerà male. Inserire l'esercizio fisico nella propria quotidianità contribuisce a migliorare le condizioni psicofisiche della mamma prima e della mamma e del bambino durante e dopo la gravidanza, contribuendo a ridurre i rischi delle patologie della gravidanza e arrivando al parto nelle migliori condizioni possibili. È molto importante per il benessere del vostro bambino assumere prima del concepimento, nei primi 3 mesi della gravidanza, una vitamina che si chiama acido folico. Questa vitamina può prevenire severe malformazioni del sistema nervoso del vostro bambino. Un'altra sostanza che è molto importante assumere invece nell'ultima fase della gravidanza, ma anche nei primi 3 mesi di vita del vostro bambino, è il DHA, un grasso buono che voi trovate facilmente nel pesce di mare. E quella che è la dose efficace per favorire un buon sviluppo del cervello e della retina del vostro bambino si trova anche solo in una o due porzioni di pesce di mare alla settimana. Oppure, se siete vegetariane o vegane, potete chiedere al vostro ginecologo o al vostro medico di fiducia degli integratori che lo contengono. È molto importante non fumare in gravidanza ed è molto importante non fumare negli ambienti dove soggiornate col vostro bambino. L'ostetrica è in una rete di professionisti sanitari che accompagnano la donna in tutte le fasi della vita riproduttiva, nella promozione e nella prevenzione della salute. Nel nostro Servizio Sanitario Nazionale l'ostetrica è presente a livello capillare, nei consultori, negli spazi giovani e negli ospedali. L'ostetrica ha un ruolo di rilievo all'interno del percorso nascita nel seguire le gravidanze fisiologiche o normali e nell'individuare eventuali rischi e/o deviazioni dalla normalità. In considerazione dei nuovi scenari sociali e delle eventuali problematiche che si possono presentare, l'ostetrica ha un ruolo rilevante di accompagnamento alla donna e di raccordo con le altre figure professionali nell'individuare delle modalità di intervento più idonee nei casi di disagio emozionale, sociale, povertà, fragilità e barriera linguistica. L'ostetrica ha un ruolo importantissimo anche nell'ambito della multiculturalità, nell'attività di supporto e di accompagnamento nella gravidanza. Ho appena partorito la terza bimba. In tutte le gravidanze mi sono sentita accompagnata. Ho avuto una ginecologa di riferimento che mi ha seguito mese dopo mese e questa cosa mi ha sempre molto tranquillizzata, sia perché sapevo che qualsiasi dubbio io avessi potevo fare riferimento a lei, potevo chiedere a lei e poi è una situazione, la gravidanza, talmente delicata in cui se non ci si fida di un medico per tante questioni è difficile.
Per esempio anche in questa gravidanza che è avvenuta durante il periodo del Covid, nella scelta di vaccinarmi, perché ho deciso di vaccinarmi durante la gravidanza, per me avere un medico a cui chiedere e con cui confrontarmi, di cui fidarmi, è stato fondamentale nella confusione generale che c'era riguardo al vaccino anche nella gravidanza stessa. La gravidanza è un momento meraviglioso nella vita di una donna. Per poter godere proprio appieno di questo periodo è bene arrivare preparate ed affidarsi ai professionisti scelti. Presso i consultori familiari del territorio potete avere una visita preconcezionale, che è molto importante, durante la quale vengono prescritti degli esami che possono essere molto utili per individuare eventuali possibili patologie che necessitano di un trattamento. È molto importante in questa fase anche valutare la propria presenza di anticorpi nei confronti di alcune malattie come la rosolia e la varicella, che se contratte durante la gravidanza possono creare dei problemi severi per il vostro bambino. Quindi è bene sottoporsi alla vaccinazione per rosolia e varicella qualora non si fosse contratta durante l'epoca precedente o non si fosse fatta una vaccinazione in precedenza. Ci sono anche vaccinazioni molto importanti durante la gravidanza, in particolare ci riferiamo alla vaccinazione anti-influenzale da eseguire durante il periodo che il vostro medico vi indicherà, che può essere fatta in qualsiasi trimestre di gravidanza. Questo è molto importante poiché se l'influenza viene contratta in gravidanza può creare dei problemi seri a voi e alla vostra gravidanza stessa, come parto prematuro, la polmonite. Un'altra vaccinazione importante da fare nel terzo trimestre di gravidanza è la vaccinazione per la pertosse. Questa serve per proteggere il vostro bambino quando nascerà, prima che possa avere lui la vaccinazione ed essere quindi protetto. Ad oggi una nuova vaccinazione è comparsa ed è la vaccinazione per il coronavirus, il Covid. Sappiamo adesso, poiché sono state effettuate tantissime vaccinazioni in gravidanza in tutto il mondo, che la vaccinazione non crea problemi, ma anzi, poiché contrarre la malattia in gravidanza potrebbe avere delle conseguenze molto severe, è importante farlo. Presso il consultorio familiare sarete seguita all'interno di un percorso che viene chiamato percorso nascita, costruito proprio su di voi, sulla vostra gravidanza e su quelli che sono i diversi momenti della stessa. Potete anche frequentare, ed è molto bello farlo, i corsi di preparazione alla nascita, poiché è un'occasione per conoscere altre mamme, altre future mamme e condividere con loro le vostre preoccupazioni, ma soprattutto le gioie. Durante questo percorso sarete seguiti da un'ostetrica e soprattutto, poiché se la gravidanza non ha problemi, potete essere tranquillamente seguiti da questa figura che è veramente molto molto importante, l'ostetrica si rivolgerà al vostro ginecologo di riferimento qualora dovesse notare qualche cosa che non va bene. Potete venire al consultorio insieme al vostro partner perché insieme potrete avere tutte le informazioni sulla nascita, sul puerperio, sull'allattamento e su come accudire il vostro bambino e soprattutto potrete avere informazioni anche sulla vostra sessualità e qualsiasi cosa vi crei dei dubbi. Quindi per qualsiasi informazione vi invito a contattare il consultorio familiare del vostro territorio.